Aperture domenicali dei negozi, la gente si divide tra commercianti e consumatori e tra favorevoli e contrari. Sì, assolutamente, sì, certo, sono favorevole anche perché, voglio dire, penso richiama anche persone, anche diciamo da altri posti. Ma essendo una ditta familiare, noi siamo d'accordo per le chiusure domenicali, per cercare di riposare e tornare carichi il lunedì per offrirci sempre più gentilmente alla clientela. Per esperienza fatta in tutti questi anni, le aperture domenicali non hanno nient'altro che spalmato il fatturato su 7 giorni al posto che su 6. Il fatto dell'apertura H24 tutti i giorni obbedisce alla logica dei grandi centri commerciali, del consumismo esasperato, portato all'ennesima potenza, e poi ogni tanto ci si lamenta che non c'è più l'uso del tempo libero. Sono favorevole alla chiusura, è inutile tenerli aperti, anche perché un giorno alla settimana va santificato. Io mi sono trovata al centro commerciale parlando con la signora al bancone, diciamo la commessa, lei con le lacrime agli occhi mi ha detto: siamo sacrificati anche la domenica. Sì, per chi lavora tutta la settimana sì, per chi ci lavora là forse non tanto. Lei fa spese di domenica? Qualche volta sì. Facendo però parte di un'associazione di consumatori, del Codacons, posso dire che noi abbiamo sempre ritenuto che i centri commerciali dovrebbero, cioè tutti i negozi dovrebbero abbassare i prezzi tutto l'anno. Per noi possono chiudere, possono stare aperti, l'importante è che a tutela del consumatore i prezzi si abbassino anche e soprattutto nei centri commerciali, perché i centri commerciali sono quelli più frequentati dai consumatori.